sono Pasqui Luigi, sono nato ad Arezzo, attualmente sono 101, quasi 2. Mio padre è padre di 7 figli, faceva un commerciante di cereali. In casa non ci faceva mancare né vino, né acqua, né pane, non ci faceva mancare niente. A me piaceva tanto la meccanica, ma tanto veramente. E poi arrivo a 18 anni, avevo degli amici e un bel giorno mi viene questo amico, mi dice, lo sai, dice Pasqui, dice che mio padre su in comune ha visto un manifesto di arruolamento volontario in aeronautica. Abbiamo parlato in famiglia. Dice, vabbè, se tu hai passione da andare, vai. Siamo andati in comune con mio babbo che ha avuto l'autorizzazione e ho fatto la domanda all'aeronautica. Dopo nemmeno 20 giorni arriva l'ordine di andare a Orvieto per la visita, per l'assegnazione. La maggior parte del pomeriggio era per istruzione militare. Tutti i pomeriggi un paio d'ore, fin tanto che diceva passo, via, e tutti partono, se c'era qualcuno che era in ritardo lo capiva subito, no, bisogna riprovare. Insomma, per farla breve, abbiamo fatto 8 mesi all'istituto, su e giù, su e giù, su e giù. Una volta finito, allora dice ora ci sarà l'assegnazione. Si chiamano, dice tu, se è assegnato alla 67esima squadriglia. A Ferrara era l'11esimo stormo. Dopo aver fatto tutte le presentazioni, il comandante chiama il maresciallo, dice allora porta per vedere gli aeroplani. Gli aeroplani c'era gli S-81, aeroplani già vecchi, insomma, che a quell'ora lì, a quel tempo lì erano già. Mi fa stare che noi vediamo l'aeroplano, ma cos'è quello? Potevamo dare un giudizio, perché è la prima volta che si vedeva nella vita un aeroplano. E noi, quello lì, dice sì, quello vola. Come vola? Dice sì, vola. No, se non volendo, mentre si stava guardando, decollava un aeroplano. E noi siamo tutti fissati lì a vedere il decollo di questo aeroplano. E noi siamo rimasti meravigliati a vedere il decollo. L'aeroplano andava su piano piano. Un bel giorno e ti arriva questo S-79. Nel 37 è stato il secondo aeroplano che io ho visto, cioè è stato un gioiello come aeroplano. Come vediamo questo aeroplano rullare, ci ha fatto una bella impressione. È chiamato il gobbo maledetto, no? Perché nella fusoliera c'è una gobba, che questa gobba in caso di azioni veniva aperta, piano di scorrevole, cioè dei pannelli scorrevoli, e veniva fuori la mitragliatrice, una 12,7 per la difesa personale, una difesa antiaerea. Questa è la famosa gobba. Una volta aperta la gobba, sono dei pannelli scorrevoli, quando è tutta chiusa viene fino in fondo. Allora se viene fuori la mitragliatrice della 12,7. Le bombe stavano dentro la fusoliera, qui sotto c'era la botola che da di sotto si mettevano dentro internamente nella fusoliera. Qui in questa zona qui, c'erano le bombe internamente. Ho saputo che a Pisa si formava il 46esimo stormo, formavano un nuovo stormo. Facciamo la domanda e ce l'accettano. E siamo venuti a Pisa
a Pisa il 14 febbraio del 40, quando è stata inaugurata la formazione del 46° stormo. Non c'era elettronica, non c'era roba elettrica, non c'era niente. E i piloti facevano ricognizione a vista, non c'era una cosa di strumentazione nastrolata, perché c'era solamente la bussola, l'indicatore di velocità, l'altimetro, l'indicatore di salita e discesa e un goniometro. E basta. Quando è scoppiata la guerra, lo stormo fa diverse azioni nel fronte occidentale. Poi, una volta fatte quelle operazioni nel fronte occidentale, ci hanno trasferito in Albania, a Scutari. I piloti li vedevi la sera, dato che in una tenda grande c'eravamo tutti. Allora mettevano la carta geografica della zona in cui dovevano andare e facevano tutto il grafico di tutta la rotta per andare in quel posto. Il capopattuglia faceva aprire la gobba dell'aeroplano, in modo che uno, il mitragliere, si metteva lì pronto se vedeva l'aereo. Come apriva il capopattuglia, i due capi di pattuglia dei gregari, vedendo, era un ordine, no? Aprire lui, allora faccio aprire anche tutti quanti. E tutti erano in una posizione di difesa. Nel 79, quando dovevamo fare l'azione, secondo che c'è azione, veniva o secondo tipo di bomba, più grande, più piccolo, o spezzoni. Allora veniva un camion, ce li scaricava lì all'aeroplano. E chi è che li metteva a bordo? Eravamo noi specialisti, eravamo tutto da noi si faceva. Cioè, l'arniere internamente per l'attacco, di sotto alla fucilata si prendeva perché c'era molto affiatamento fra noi. Eravamo pochi ma eravamo molto uniti. Bel giorno arriva l'ordine, trasferiti nell'isola di Creta. L'aeroporto era mano a tedeschi, saranno mandati lì noi come aerosolanti e loro come aeroplani di picchiata, impicchiata. Un marconista, era sempre al tasto, una stallata, ha capito che in Sicilia erano sbarcati gli alleati. Allora ce l'ha detta a tutti e noi, Dio buono, allora e noi qui, come facciamo qui là sotto sopra? Dopo una decina di giorni ti arriva l'ordine rientrare immediatamente a Brindisi. Dopo due giorni è subito l'armistizio. Quella è stata la più bella cosa che lo Stato Maggiore abbia avuto nei nostri riguardi, perché se per combinazione non si veniva via, i tedeschi da così a così ci hanno trattato in questa maniera. Non si sapeva che fine potevamo anche fare. Si prende, dice, il comandante dice preparatevi che ritorniamo a Pisa. Oh Dio, e sarà finita la guerra. Dio, ma ritorniamo a Pisa. Andiamo a Pisa. Ritorniamo a Pisa tutti contenti, andiamo a Pisa. Perché come abbiamo atterrato ci dice, voi non siete più bombardieri, fate parte dell'aerosiluranti. Mi chiamavano motorino, perché io in certo modo ero sempre una persona attiva, sempre di corsa andavo. Capito? Poi a Pisa, quando eravamo al gruppo, quando hanno fatto tutti i lavori, hanno fatto le piazzole anti-bombardamenti, no. Sicché c'era dall'aeroporto civile arrivare, era minimo 200-300 metri, altre volte c'era da fare un lavoro da una parte e dovevi decorrere di là. E io ero un tipo, insomma, dinamico.
questo qui è un aeroplano biplano bimotore, bimotore con dei motori che aveva 3.400 cavalli di potenza di motore, C-119. Gli americani l'avevano fatto per la guerra della Corea, era un aeroplano che era per lancio paracadutisti, trasporto personale. Ci ha spiegato quello, il motorista, che questo motore qui era stato fatto a motori normali per i quadrimotori, i DC-4, DC-5, a motori normali era 2.400. La Pratt Witte ha trasformato questi motori a 3.400 cavalli. È un motore a 18 cilindri. L'aeroplano era richiesto. C'è stato il terremoto in Sicilia. Chi ha portato i pompieri? Chi ha portato il materiale? Noi da Roma a fare su e giù, su e giù, su e giù a portare tutto il materiale. È l'unico aeroplano che volava in quei periodi, dal 55 fino al 75. Ha salvato tanta di quella gente, ha salvato, specialmente sull'Africa, è stato un continuo. Noi siamo andati tramite l'ONU nel Congo, ma la maggior parte dei paesi sono isolati e tutto avveniva anche perché le strade non ci sono. L'unica cosa che comandava tutto l'affluente era il fiume Congo. Allora l'ONU ha chiesto all'Italia la collaborazione e hanno stabilito che se aeroplani andassero laggiù e praticamente a disposizione solamente dell'ONU. Una volta sistemati tutti per bene una strada all'altra, allora abbiamo cominciato a fare i voli lì. Abbiamo cominciato a fare viveri e medicinali e portarli nelle zone più bisognose della nostra all'altra. A volare laggiù non era una cosa facile, per il semplice motivo che non c'era nessuna assistenza, non c'era niente. E poi in una zona che faceva ore e ore e ore di volo, sembrava un giardino, c'era tutte delle piante, è un legno speciale, però i piloti dovevano volare senza assistenza, senza niente. Tutte. Noi abbiamo fatto delle cose meravigliose. Mia famiglia è stata l'aeronautica per il semplice motivo che sono andato da 18enne e sono andato via a 50enne.